Signore e signori, non solo buonasera, il giorno è arrivato. Finalmente il giorno è arrivato, però il 7 dicembre è tanto atteso. E adesso, però, non dico subito il nome, vabbè, tanto lo saprete, perché devo fare una piccola cosa. Quindi, andiamo. E lasciamo che l'intro vada come si deve. Un attimo. Perché devo fare il solito cambio qua. Ne approfitto per fare i cambi. Scusate un secondo. Meno male, è andata bene. Facciamola andare. Scusate per il salto, accidenti, perché... Ok. Facciamola andare l'intro. Un intro che, personalmente, è la seconda migliore della serie, per quello che ho visto. Quella di Melia ancora non si batte, purtroppo, eh. Non ce la facciamo a batterla, però questa qui è fatta bene rispetto alle altre. Buone coreografie e, attenzione agli spoiler, belle scelte. Buona combinazione di filmati della Stella della Speranza, sarebbe World of Light, e di gameplay. Mamma mia, quanta roba. Poi c'è il punto qua con Pikachu che è fatto benissimo. Grande decisione quella. Ma per chi non lo sapesse, comunque sia, questo è Marco Plays Super Smash Brothers Ultimate. Lo dovevo fare. Lo dovevo fare perché purtroppo qua l'annunciatore non lo fa, neanche nella versione originale. Lo dovevo fare. Ora, cacchiata fatta. Che si fa? E per questo primo video della serie, comunque sia, di tutto Smash Brothers, iniziamo con la Stella della Speranza, va? Partiamo con l'avventura. Premiamo il pulsante e via. Nuova partita. Facciamo normale. World of Light, o la Stella della Speranza, come viene detto in italiano, che effettivamente pare essere non lungo, lunghissimo. Cioè, ad esempio, GameXplain nella sua recensione, dove ha anche criticato comunque vari aspetti di World of Light, la ripetitività alla lunga, ha parlato di ben 30-40 ore di contenuti. Ed effettivamente, devo essere sincero, io non posso dominare questa serie blind, perché va bene Marte col tuo doppiaggio a cacchio, Zelda un po' meglio, Pete è professionale. Però dicevo, io so alcuni dettagli più che altro della struttura di World of Light, Stella della Speranza. Sono abituato al nome inglese, che cacchio. Ed effettivamente i dettagli che so sostengono, promuovono l'idea delle 30-40 ore di contenuti, porca troia. Cioè, ho già delle serie che vanno avanti da molto, anche questa andrà di World of Light, vabbè. Però in realtà Smash potrebbe andare avanti per molto, molto tempo. Ciao Bayonetta. Adò, questo video quando l'ho visto nel direct, mamma mia. Il doppiaggio! Captain Falco che non riesce manco ad andare nella sua macchina, che viene subito investito dal raggio qua. Che poi... fa un po'...
fa un po' senso vedere prima l'Infinity Racket, che è quello Infinity Racket di Mario Tennis Aces, e poi i raggi qua tipo Thanos, e che annuncia poi Nintendo ai Game Awards? Un gioco Marvel, giustamente, i collegamenti ci sono. Furba Nintendo, che hai dato indizi qua e là, furba, indizi che non esistevano mai, vabbè. E tutti quanti spazzati via, ma tutti quanti nel senso dell'intero universo qui. Perché è l'intero universo che viene preso dalla luce di Thanos. E tal, vabbè, sono... Se non sbaglio, il nome del cattivo qua sarebbe Galim. No. Quindi... Ah, ok. Galim è il nome inglese. Kiaran, perché è chiaro, il nome italiano. Gli altri, perso il loro corpo, divennero spiriti. E poi arriva Kirby. Perché Kirby, ricordiamolo, è il pupillo di Sakurai. Ma in realtà, se non sbaglio, ha parlato anche di come effettivamente... No, forse... No, perché ci sono state anche interviste recenti di Sakurai dove ha parlato proprio anche di... della storia della speranza. E della scelta dei semi di Kirby. Non ricordo se abbia detto effettivamente che l'ha scelto perché è suo pupillo o perché logicamente è l'unico che sarebbe riuscito a superare il momento. Visto che lui è capace di viaggiare con la stella lì a velocità inusitate. Devo poi ricontrollare. Mario bloccato. Cosa che si potrebbe chiamare in certi modi, ma non lo facciamo anche perché non è ancora orario di cose sconce. Sono ancora le 10 d'altronde, no? Le 10 e 7. Eh sì. Kiaran copia personaggi caduti. E creò dei fantocci a loro immagine e somiglianza. Sì, doppiaggio, perché ho iniziato molto dopo a farlo, vabbè. Poi, costrinse gli spiriti catturati a controllarli. È la premessa di World of Light, nonché anche di tutta la storia degli spiriti in Ultimate, ovvero che Kiaran o Galim, che dir si voglia, ha distrutto tutti quanti. Li ha resi degli spiriti, quindi questo esercito di fantocci comincia a invadere l'unico mondo rimasto, tra l'altro. Non è che... Chi riuscirà a liberare gli spiriti dal gioco di Kiaran? Tra l'altro questa immagine è di un inquietante. Tutti con gli occhi rossi. C'è speranza per i lottatori sconfitti? Sì, e si chiama Kirby. Ecco la speranza. Il viaggio verso la sconfitta di Kiaran ha inizio. Ma bel modo di dare gli spoiler all'inizio, eh? Vabbè. Ed arriva la mappa. Iniziamo a vedere la mappa, eccola qui. Che devo essere sincero, la mappa ha un effetto un po' strano, perché da un lato mi piace come l'abbiano fatta così a mo' proprio di tavolo da gioco, di gioco da tavolo. Non tavolo da gioco, gioco da tavolo, che si può inclinare, ecco per l'appunto. Dall'altra però, il fatto che sia veramente proprio piatta, non lo so, mi dà la sensazione un po' anche di spalmato proprio. Forse deve essere un poco più definita, non lo so, perché l'idea mi piace così. Però non so, non mi convince al 100% l'aspetto, eh. Poi vediamo per quanto riguarda la struttura, perché ho visto che effettivamente la struttura è molto... con varie scelte, bivi e quant'altro. Quindi intanto menu anche, vabbè, non abbiamo... Abbiamo degli spiriti in realtà, perché devo essere sincero, io ho iniziato a giocare ad Ultimate, però non nella modalità avventura. Ho iniziato a giocare questo pomeriggio, appena mi è arrivato il gioco da Amazon, giusto per prendere un po' di... Per prendere comunque anche un po' di mano con... visto che sto giocando per la prima volta a Smash Brothers con il controller di Switch. Prendere mano anche con i controlli o comunque sì, anche un po' con la nuova fisica di gioco. O meglio, le mosse come sono state modificate nei loro effetti e quant'altro. Visto che Ultimate è abbastanza diverso dal 4 da questo punto di vista. E meno male, molto molto diverso da Brawl. Che ai tempi io adoravo, devo essere sincero, però a lungo andare, ripensandoci, da quel punto di vista, non da tanti altri, perché è sempre comunque sempre stato comunque sia una celebrazione Nintendo anche quella, nonché il primo titolo della serie con personaggi di terze parti, però lì c'erano difetti, vabbè, poi il tripping, lasciamo stare, il tripping a caso, che casuale, con gente che inizia a urlare Sakurai! Ma anche giustamente, cosa cacchio mi metto a fare? Vabbè.
Quindi in realtà noi avremmo. Vediamo potenza. O dovrebbe considerare gli spiriti che ho già, no? Vabbè. Qui spiegazione. Potenziare gli spiriti. Dai degli snack agli spiriti combattenti per farli avanzare rapidamente di livello. Alcuni spiriti Oh, Hades! Guarda un po'. Alcuni spiriti sveglieranno tutto il loro potenziale dopo aver raggiunto il livello 99. Va bene. Quindi, eccoli qua, quelli che ho già ottenuto. Tra l'altro, Bado, che sarebbe Gross di Skyward Sword. Poi Pipino Piranha. Questo l'ho sbloccato. Neanche ho iniziato il gioco. Praticamente, veramente. Hai acceso la prima volta Super Smash Bros. Ultimate. Bravo, ti meriti questo. Poi Chun-Li, da Street Fighter Alpha. Poi Donbei, cari. Allora, dettagli, aspetta. No. Ah, no. Ecco, una delle cose che temevo effettivamente, che avevo un po' già visto, però volevo avere la conferma. Non vedo, al contrario dei vari trofei, di tutti i trofei che ci sono in Smash Brothers, non vedo dettagli di da dove cacchio vengono i vari spiriti, cosa fanno. Vabbè, cacchio, è un po', è un peccato questo, ma almeno dire la serie, cioè, in realtà di alcuni la dicono. Però di altri no. Ok, quindi effettivamente quale potremmo scegliere come spirito da attaccare a Kirby? Quindi vediamo. Tratto. Vabbè, evolve. Sono base, mi sembra, cioè, aspetta un attimo. Ok, potenziamento ne abbiamo. No, non potenziamo ancora con Snake, no. Ah, vabbè, forse me lo dice. No, vabbè. Formazione, ecco, questo è per squadra di spiriti, giusto, ecco qua. Eccoci qua, allora. Si possono anche salvare le squadre. Combattere, vabbè. Sì, giusto, sì. Perché, come spiegato anche nel Direct, uno si possono scegliere. Si può scegliere, ad esempio, Chun-Li. Vediamo un pochino. Però... Vabbè, Chun-Li perché evolve anche. Ok, e possiamo poi affiancare a Chun-Li altri spiriti. Tra l'altro, vediamo... Potenza di squadra 1425. Tra l'altro non mi ricordo. No, niente. Ah, vabbè. Quelli sono gli spiriti principali. Con questo invece... Ah, attacco con danni alti. Attacco più con danni alti. Oh, va bene, va benissimo. Tra l'altro ci sono certi spiriti che vengono da serie sconosciutissime, misteriosissime, che... sono riferimenti veramente alla storia più profonda di Nintendo e non solo. Penso, va bene. Vabbè. Andiamo così, va bene. Vabbè, personaggi. Ah, giusto. Ridiamo un secondo perché visto che Kirby è l'unico utilizzabile. Miglior schermata di selezione personaggio di sempre. Solo Kirby, giustamente, è l'unico. Ma è bellissimo così. È bellissimo. Non c'è nessun altro. Everyone is gone. Vabbè, tutto pronto lì che cioè, c'è uno solo. Qui altro che gli 8 personaggi iniziali che poi mano a mano si sbloccano. No, qui si parte dal profondo, dal niente. L'albero dell'abilità è la parte più RPGistica della modalità la storia della speranza. Perché abbiamo ovviamente tutte le abilità. Posso sbloccare, vabbè. E si sbloccano con questi globi, vedo. Vabbè, sì. Vabbè, ti dà anche la descrizione, però. Avere la possibilità di vederla un po' più da lontano, però no, va bene. Ok. Opzione non c'è bisogno. Guardate, voglio vedere se... No. Iniziamo, primo secondo dovrebbe essere quello, sì esatto. Mario posseduto dal Gassofo. Gassofo dice, no vabbè. Allora, gli spiriti. Sono esseri i cui corpi sono stati rivendicati da Kiaran, il signore della luce. Intrappolati all'interno dei personaggi fantoccio, rispondono al suo volere. Quando sconfiggi un personaggio fantoccio, libererai lo spirito intrappolato al suo interno. Libera gli spiriti che vuoi. Che puoi. Attacco e difesa sono influenzati dai combattenti. Comincia con lo scegliere quello più appropriato. Vabbè. E quindi, tra l'altro, vabbè. Se non sbaglio, questo è... Vabbè. Perché non mi ricordo adesso il triangolo proprio dei simboli là. Però dovrebbe essere neutro questo, vabbè. Poi ti indica anche effettivamente la condizione della battaglia. Ad esempio qua, a volte il nemico diventerà d'acciaio. Ok. Si parte! Non ci fai paura, Gassofo. Vabbè. Mi sembra un po' lento. Acciaio. Ah, mi ha colpito proprio.
Yep. Ottimo. No. Sì, è andata. Vabbè, era facile alla fin fine, primo scontro. Da notare tra l'altro che nella modalità la sede della speranza, vabbè, bloccato. Oh, e tra l'altro Chun-Li inizia già a fare level up, level up. Dicevo, nella modalità, vabbè, salvare gli spiriti. Gli spiriti che salverai diventeranno tuoi alleati. Ognuno di loro è unico, aiuterà il tuo personaggio in un modo diverso. Se uno spirito combattente ha uno slot libero, puoi assegnargli uno spirito aiutante. Ogni aiutante ha una propria abilità, quindi conviene averne disposizioni diverse. Dicevo, da quello che ho visto, nella modalità storia qui, gli smash finali sono attivabili con la barra che tanto è stata anche pompata da Nintendo, perché in molti video post-direct ho visto la barra utilizzata negli scontri a profusione proprio, con le palle smash e le smash ball si utilizzate, però assieme sempre alla barra, vabbè. Quindi, condizioni. Al lancio di una Pokéball appariranno solo determinati Pokémon. Ok, sì, giustamente Eevee. E i rinforzi appariranno durante l'incontro. Allora, un secondo. Questo... No, vabbè, è sempre base, quindi... All'attacco! Va bene questo. Tra l'altro da notare che Yoshi ha la coda, cioè ha la coda da... Ok. Ok, perfetto. Dicevo, gli Yoshi qua hanno la coda per simulare Eevee, giustamente. Ma giustamente. Questi scontri avranno molte chicche da controllare. Oia. E giustamente questo di fuoco. Ah. Ok. Andato. Andato anche lui. Che bello l'effetto del colpo decisivo. Eevee sbloccato. Sferabilità perfetto per... Avanti. Rimaniamo così per un po', poi andiamo a vedere anche l'albero dell'abilità. Ah, non mi ricordare che non ho ancora preso un amiibo in tutta la loro vita. Già. Già. Ciao Celeste. Voglio andare, no. Ecco, visto che questo è Jigglypuff, le mosse speciali in giù vuol dire dormire e quindi i 25-30 di danno con effetto smash forte. Quindi qua bisogna fare attenzione. Beh, per adesso non ho visto neanche... Ah vabbè, sempre per adesso sono sempre neutri, mi pare. Pronti? Via! Comunque sia, l'inquietudine di vedere... Oi? Ah, sì, giusto. Non ce la farei mai. Adesso ce la fa, ovviamente. Perfetto. Per adesso gli scontri sono abbastanza semplici. Vabbè, all'inizio. Sono 40 ore. Da notare gli occhi spiritati. Vabbè, giustamente tutti i vari spiriti. Ah, gli scontri. Quella. Ah, sì, la pistola di Steel Diver, giusto. Mi ho dimenticato dell'effetto. Vai. Ancora. Andata anche. È andato anche Jigglypuff. Ok. Sì, è tanto l'inizio. Ok, quindi vediamo un po' quando è che arriva lo scontro con Mario. Dovrebbe essere a brevissimo. Forse il prossimo, vediamo. Vabbè. Ah, sì, il prossimo. Perché qui tra l'altro c'è già una delle prime scelte dopo Mario, dico. Sfidare i personaggi. I personaggi sono diventati strumenti per creare farlocchi, fantocci. L'unico modo per liberarli dalla prigionia è sconfiggerli in un incontro. Giustamente.
Ok. Tra l'altro, ah sì, quindi effettivamente... ciao Warro, benvenuto. No, niente online per questa sera. Voglio... vabbè, come ho detto anche prima, e che ripeto comunque. La mia intenzione è fare la serie dedicata al single player, quindi alla storia della speranza. E, sperando, dopo aver fatto delle prove per verificare la possibilità, fare anche sessioni online. Il che è quello che vorrei fare veramente tanto, perché cacchio, l'online di Smash è divertimento. Quando vinci, no vabbè, scherzo, cacchietta a parte, è una mia intenzione fare anche l'online di Smash Brothers come video, come livestream. A fianco, cioè se è possibile faccio anche quello. Comunque sia, farò questa serie, o meglio sia, farò queste livestream dedicate al single player. Le 40 ore di single player, che sto dilungando tra l'altro parlando senza fare niente, perciò andiamo avanti, ma... No, no, ah giusto, vediamo un pochino se ho altri spiriti. Spiriti, vediamo, posso affiancare qualcun altro? Sì! Ha tre direttamente gli strumenti verso di te, invece... Inizi l'incontro con un Pungifix. Con un Pungifix, quando l'attacchi estrae i suoi acuri. Facciamo questo. Andiamo! Mario demoniaco! Madonna, l'effetto che fa... Ok. Ah, l'altra veramente, guarda che bello. Vai. Guarda che bello come le trae. Andato anche... Madonna! sì, cioè, non lo so effettivamente come siano gli spiriti, perché... Ah, quindi tu hai iniziato, giusto, giusto, se non poi avevi già detto che avevi iniziato. Comunque sia, la faccia di Mario prima quando l'ho colpito per lo smash finale per cacciarlo fuori dall'arena, madonna, è stato inquietante! Dovevo fare una foto, mannaggia, vabbè. Cambiare personaggi? Vabbè, non lo leggo neanche questo, è una cosa di un basilare. E adesso facciamo con Mario. Ok. Menu. Personaggi. E siamo saliti a due! Due personaggi! No, senti, non mi puoi mettere anche il casuale. Ma chi sceglierà tra Mario e Luigi? No, Kirby, cioè. No, non puoi farlo. Vabbè. Scegliamo Mario con colore normale, va? Yes. La squadra per adesso... Anzi no, cambiamo, voglio vedere un pochino gli altri che fanno. Quindi va bene. Ivi! Dettagli, nessun tratto però. Ah no, lei è per la presa, sì. Ecco, adesso mi ricordo, lei presa, difesa... Ma, facciamo un po' Bado, va? Sì, facciamo salire un po' i vari spiriti. Alterniamo, per quanto è possibile. Va benissimo così. L'albero lo vediamo poi dopo. Oh, guardiano. Vediamo, il nemico avrà una super corazza. Sarà più difficile lanciarlo e farlo andare sotto shock. Ah, quindi tra l'altro incontri modalità energia. Riduce a 0 IPS del nemico. Il nemico sarà più mosse speciali standard. Aio, vabbè, tra l'altro 3800, inchia. Più che altro perché è abbastanza grande la differenza di valore, quindi vuol dire anche ottenere più ricompense. Andiamo! Pronti? Madonna enorme! Madonna, già iniziamo. Ah, oh. No, che cacchio. Ah!
Ma è andato anche lui. Oh, resistenza ad armi più. Buono. Questo devo mettere subito, direi anche. Madonna! Bado, quanto è salito? Ma giustamente la differenza 1700 il valore mio, 3800 il valore di Rob qui. Ci sta. Quindi, a tal proposito, gestisci spiriti. No, non potenzia ancora, no. Formazione, però. Squadra di spiriti. Non lo so effettivamente se, quanto siano casuali gli spiriti. Tu mi dici che il primo, vabbè, il primo è standard proprio, lo si è visto anche nel Direct. Gli altri non lo so. Ah, anche il guardiano. E forse, sai che c'è, forse ho capito. Magari gli spiriti che puoi ottenere dopo uno scontro con un personaggio, o all'inizio, sono gli stessi per tutti. Cambiano quelli tra l'uno e l'altro. Ok, vediamo cosa possiamo aggiungere. Oh, sì. Darmi che infliggono danni fisici. Come spade e fruste. Subito! Ah, tra l'altro si occupa due spazi. Va bene. Oh. Scegli con attenzione quale salvare per primo. Vabbè, con attenzione, vabbè. Ah, sì, che se non sbaglio poi, effettivamente, vediamo un po'. Abitante? Marte dov'è? Ecco Marte, quindi vediamo. Marte, chic, sì, mi ricordavo. Marte di qua, chic di qua e abitante di qui. Di qui. Ok, allora, utilizzando un metodo prettamente scientifico per selezionare il ramo della mappa da fare. Anghingo, canarinero, giochiamo a caramelle, giochiamo a biscottini. Anghiro, canarinero. Con l'accento sulla O. Vabbè, Marte, ho capito. Il metodo prettamente scientifico che ho utilizzato ha voluto che anch'io scegliessi Marte, War. Ah, ecco qui l'albero, sì. Ecco qui il triangolo. Giustamente, adesso che ci penso, quando è che me lo spieghi? Quando c'è il personaggio di Fire Emblem, Marte, giustamente. Come pensavo io, l'icona grigia è il neutro. Quindi abbiamo attacco... rosso, difesa in blu, ah, meglio azzurro, e presa in verde. Quindi la presa subisce dell'attacco, la presa è più forte della difesa, la difesa è più forte dell'attacco. Cioè, sì. Quindi il rapporto di forza tra di esse è il seguente: difesa, attacco, presa, difesa. Sì, 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 sì. Ok. Andiamo. Vince l'incontro per salvare il personaggio. Morto. Mizzica. Non mi ricordo di essergli saltato sulla testa. Quindi che salto ho fatto? Ok. Ah, giusto. Marte, tra l'altro, con la voce inglese. Il che fa strano. No. Ah. Via. Sì. Andato. Ah, grazie Wolf per avermelo detto. Sì. C'era anche effettivamente questo fattore da vedere. Le battaglie come si sarebbero viste? Visto che comunque sì, io utilizzo uno schermo, una finestra più piccola rispetto a tutto lo schermo. Perfetto, va benissimo così. Però mi sa che sarà un po' più complicato se mai dovessi fare battaglie online con quattro persone. Però vedremo poi. Quindi, ah, eccoci qua con l'albero dell'abilità che viene spiegato. Utilizzando le sfere abilità puoi sbloccare poteri che ti aiuteranno nella tua avventura. Inizia accedendo all'albero dell'abilità nel menu. Ma sì, iniziamo già. Adesso facciamo. Anzi no, prima sblocchiamo... se è possibile anche gli altri. Quindi abbiamo Marta adesso. Ecco il problema. Eccala. Maledetto, eccala. Quindi mi segnerà l'albero, quindi vediamo. Ah, ecco perché ne ho 15. Quindi che facciamo? Attacco potente? No, direi di no.
Attacco standard. Ah, attacco potente più, attacco standard più. Iniziamo in modo piano, nel senso comunque se utilizziamo... Facciamo questo, che con il quale... Per il quale utilizziamo 10 sfere, va? Sì. Via! Utilizziamo adesso anche Marte. Eccoci qua. Marte che voglio provare adesso anche perché rispetto agli altri giochi della serie è stato cambiato il suo attacco laterale, ovvero quello lì dove potevi combinare più attacchi. Come ho detto, Sakurai stesso è molto più veloce. Ho già visto che effettivamente è più veloce rispetto al passato. Mamma mia, modello qua dell'artwork. Quindi squadra di spiriti, alterniamo il più possibile, ripeto. Anzi no, facciamo appena adesso che vediamo contro cosa ci scontriamo. Quindi, vediamo. No. Ah no, proprio è bloccato. Ah, è bloccato proprio. No, però, vabbè. Quindi, noi saremmo difesa. Ah, ok, perfetto, perché noi siamo difesa, quindi difesa che vince contro attacco. Sì, perfetto. Difesa, attacco, presa, difesa, sì, giusto. Quindi noi siamo avvantaggiati, anche se lei sarebbe più potente. Vediamo le caratteristiche. Le mosse speciali del nemico saranno più potenti. Il nemico userà più mosse speciali laterali e rinforzi appariranno durante l'incontro. Direi che si può andare all'attacco. Ah, la Zelda qui da Link Between Worlds. Ah, caruccia. Ok. E sono mosse laterali, giustamente. No. Madonna, quanto è veloce. Oi, cacchio. Eh sì, però, un attimo. Andata lei. Vai via anche tu. E là, subito. Ottimo. Tra l'altro vado a livello 24. È partito proprio fortissimo. E liberati, brava. Brava mappa, vediamo di qua. Ah, ecco qui, vediamo che succede. Sì, ma scusate. Quindi dopo un po' va rapido. È bellissimo. Oh, Rhyme time. È Rhyme time. Tra l'altro devo anche cambiare. No, aspetta, vediamo. Don Bongo. No. È Rhyme time, no. È chiaramente Rhyme time. Sono le 22:34 e chiarissimamente... Da standard internazionali, Rhyme time. Cioè, non c'è nient'altro da aggiungere. Però devo anche cambiare formazione. Perché va bene tutto, ma vado un attimino in pausa. Quindi ripetiamo. Sì, perciò. Attacco. Ne abbiamo una. Sì, attacchi magici io non li ho. È un problema, vabbè. Potremmo fare invece neutro. Neutro tipo Eevee. No, Don Bakery che potenziano, va bene. Proviamoci così. Cioè in realtà effettivamente ci perdo, perché la mia squadra era comunque più potente prima, però avevo l'handicap. Con la spada giustamente. Mi sa che una delle caratteristiche è che fa tanti taunt, perché... Sì, ne fa tantissimi. Zica quanto. No. Ma quanto cacchio fa quell'arma? Ok. Madonna, sto perdendo un bel po'.
Ma chi ha il super armor? Oh, buono. Madonna, il super armor. Oh, dai. No. No. Prima sconfitta. Sì, rivincita, rivincita. Per pochissimo. Vediamo se almeno mi fa rivedere le... No, niente, vabbè. Comunque devo stare più attento. Ok. Sì, super armor. È chiaramente super armor. Devo prenderlo. Vai, è andato. Perfetto. Vittoria! Rhyme time. E vai, potenziate anche loro. Ah, il primo gioco di Street Fighter, quello che nessuno si ricorda. Per chissà quante persone la serie è iniziata col 2. Per quanto assurdo possa sembrare. Allora, vediamo un attimino effettivamente qua gli spiriti, perché voglio vedere... No, no, potenziare ancora no. Quindi squadra di spiriti, vediamo un po' effettivamente lo spirito qua di Rain. Vediamo cosa che fa. No, non mi dice il tratto, vabbè, ok. Però ci sta a utilizzarla adesso, vediamo. Non è... Ok, non evolve, giustamente. Andiamo. It's right time! Purtroppo però qui si può utilizzare soltanto uno slot per ulteriori... Per spiriti assistenti, diciamo così. Vabbè. Vediamo un po' come va. Se andiamo... No, 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 andiamo per... Liberiamo di qua, va? Don Bongo. Siamo anche avvantaggiati, Don Bongo. La velocità del nemico aumenterà. Accade un po' di tutto. Il nemico diventerà maxi. La velocità del nemico diminuirà. No, scusa, no, scusa un secondo. Perché ci sono entrambe? Ah, forse perché diventa maxi, altrimenti non capisco il non capisco il come. Ci sono entrambe. La velocità del nemico aumenterà, la velocità del nemico diminuirà. Ci sono entrambe. Eh sì, perché diventa maxi, quindi si è capito. No, è già diventato maxi. Madonna santa! Ah, ecco perché cambia giustamente. Andato. Perfetto qua, eh? Olè. E qui... Ah, i Black Koopa. Tra l'altro Black Koopa che qui sono stravantaggiati, quindi dobbiamo... Fare come... Aspetta, sì, fare come si deve. Allora, via. Quindi difesa, difesa, difesa. Vediamo. Questo, no. Usato sicuro? No, aspetta, aspetta, aspetta. Proviamo Mo. No, Mo è veramente basso però di livello. Vabbè, va. Vado. E visto che ci siamo... Allora, vediamo... Non con un Pungifix, però... Sì. Andiamo. Tra l'altro mi sa che questo scontro io... Sono in vantaggio, forse? No, perché avevo visto 1800... Vabbè. Attacchi in corsa!
Madonna. Poi calmi voi. Ma giustamente i Black Koopa come ti venivano contro. Ah, ma questa è l'arena di Mario Maker? Mi sa di sì. Quindi mi sono in Battlefield in quella direttamente da Super Mario World. Perfetto. E è andato per cacchi suoi proprio, va bene. No. Da notare che rispetto agli altri episodi della serie, qua gli smash si possono caricare sempre. Cioè, magari riuscirò a far vedere in un altro momento, però... Oia. Va bene. Oh, andate entrambi. Perché utilizzo poco il counter? No. No. È andato, anche senza counter. Black Koopa ottenuto. Sì, era l'arena di Super Mario Maker. Quindi adesso, dove andiamo? Dove andiamo? Sempre con Mart però, eh. No, cambiamo un attimino Kirby, va. Poi devo vedere però, quante sfere ho? Allora, vediamo, Kirby di nuovo. Facciamolo però. Giallo, così. Ah. Squadra. No, vabbè, vediamo poi quando c'è l'incontro. Vediamo l'albero, va? Vediamo, ne ho 12, quindi no, ancora presto. Facciamo aumentare un po' e poi avanziamo. No, Brittany no. Farfetched. Sì, Farfetched. Sì, dai. E nemico quindi sarà l'incontro con una bacchetta di Lib. Vabbè, questa dovrebbe essere facile in teoria, vedendo anche la differenza. La bacchetta di Lib che dovrebbe simulare per l'appunto quello che ha Farfetch'd in mano. Ah! E giustamente perché Falco è un uccello? Anche lui, vabbè, doppio senso dove trovarli. Vittoria facile dove trovarle, ma vabbè, va bene. Ok. Non mi lamento, però... Sì. No, ma purtroppo, avendo come conoscenze i personaggi di Nintendo e non, ma non così basta, ma non al 100%, io temo di non poter comprendere tutti quanti i riferimenti del gioco, cioè tutti quanti i riferimenti di ciascuna singola battaglia, quindi se mai mi potesse aiutare sarebbe gradito per alcuni riferimenti, però vabbè. Quindi, oh, trofeo. Scrignola. Brittany. Questo però... In che la differenza? Allora, facciamo una cosa. Quindi era... difesa che subisce da presa. Anche perché la differenza qui è bella grossa, quindi... Allora... presa... E famo con il... Chun-Li, così torna anche ad evolvere. Perfetto, va benissimo così. Che poi c'è da dire effettivamente che per adesso le cose si possono ancora gestire. Però quando poi gli spiriti diventeranno molti di più, sarà un po' un problema. Cacchio, però questa battaglia è buona. Ok, posso. Via. Ah, marea. No, non ho capito che sia successo, però devo essere sincero. Non ho capito perché non riuscivo ad andare come si deve. Non ho capito veramente. Vabbè. Riproviamoci. Ok. Ok, a posto. Ah, giusto che ho anche... Ok.
Ah, ecco perché i Pikmin, maledetti Pikmin. Ok. Ma cosa? Ma no! Ma no! No, è che è abbastanza forte lui in realtà, vedendo la differenza proprio di valori. Io sono 2600, questo è 9000. E tra l'altro ha un potere smash molto forte, adesso ho capito. Ok. Ah, ma adesso vedo anche un'altra cosa. Ok. Ah, adesso, questo lo vedo. No? No? Vai. No! Vai. Ah? No. Ma che forza ha? No. È forte proprio però, eh. Madonna, quanto è forte Alf qua. Mamma mia. Indemoniato, posseduto. La differenza è immensa però, eh. Scemo io forse anche provarci però. Vai. Ando bene qui. Via. Dai, che fortuna. No, senti, no, sentite un secondo. Non ho capito. No, come? Come? Ma ero a 40. Ma che razza di scontro è questo? Vabbè. È vero che la differenza è enorme, però. Non ci arrivo molto lontano. Dai. Però effettivamente non ho letto tutte le condizioni, quindi anche colpa mia. Aia. Madonna, qui mi ha massacrato però. Ok. Via. Sì. Sì. Dai. No! C'ero quasi! Vuoi continuare? Ma devo... No, adesso mi sto intestardendo io, ma ce la devo fare, dai. È vero che la differenza è enorme, però... Pronti? Aia, al Perry. Ok, a posto. Sì, dai. Vai! Devo fare più prese qui. Vai, così va benissimo. Buono! Dai, va benissimo, qui ce la sto facendo adesso. Ah!
No. Ok. No! Ma mi elimina a 64! Ma... ultima volta e poi vado dall'altra parte a questo punto, perché... no, no, War, non puoi capire questo... mi elimina a 64! Ce l'ho quasi, tra l'altro. Sì. No. Dai, su. Devo prenderlo più volte. Ok. Ok. Madonna. Ma elimina proprio. No, 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 usciamo e andiamo da un'altra parte a questo punto, non si può qua. Mamma mia. Ma, anzi, a questo punto, dato che ci sono, vedo un po' meglio le caratteristiche, ma perché non l'ho viste, quindi. Vinci entro il tempo limite. Il nemico diventerà più potente mangiando del cibo. Ah, ecco, ecco, ecco qua, vabbè. Andiamo da un'altra parte, va? Poi ci riproviamo. Quindi, grill, vediamo questo. Questo è fattibile. Però poi voglio riprovare, accidenti, voglio riprovare, cacchio, cacchio se voglio riprovare. Pronti? Madonna, Jigglypuff inquietante, vabbè, tutti sono inquietanti. Oi. Oi. No. Dai. Questa volta sì, però. Dai! No! Che scontro è? Ok. Hey. Yep. Andato! Ole! Uno scontro stellare. Ok. E qui è andato. Sì, 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 giusto, giusto. Ok, va bene. Premi pulsante Y per creare automaticamente una squadra di spiriti con le abilità e punti di forza più adatti ad affrontare l'avversario. Va bene. Ma io dovrei avere effetti... no, non ce l'ho quello che mi attrae il cibo. Ecco, 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 allora. Ma con due che attraggono il cibo, quindi questo rimane statico. Allora, un attimo. Questo, vediamo. Ci proviamo, allora, un secondo, perché devo vedere anche la formazione a questo punto, va bene. No, a questo punto ci metto inizio l'incontro con la bacchetta di lipo, giustamente. Sì. E poi torniamo da Alf, dal maledetto Alf spiritato. Pronti? Squirtle dorato. Andato. Vittoria! Immunità terreno appiccicoso. Questo può essere molto utile in certi scontri. Sì, sì, sì. Eh sì, perché ci sono alcuni scontri che hanno caratteristiche tipo terreno infuocato, terreno di ghiaccio, e quindi ci sono gli spiriti appositi. Bene. Ok, questo è andato. Questo vediamo. Master Belch da Earthbound, quindi. Ecco, a tal proposito, il terreno appiccicoso diminuisce velocità e salti.
E poi la difesa che diminuisce, accade dopo un po', va bene. Quindi, modifichiamo la formazione, perché a questo punto, dato che ce l'abbiamo... Da notare che te lo segnala anche. Vabbè che in realtà c'è anche l'opzione automatica, perché ti aiuta proprio a fare il team automatico degli spiriti, in automatico degli spiriti, va bene. Quindi il terreno non è più appiccicoso. Non è più appiccicoso. Allora, quindi che altro mettiamo? Sì, dai. All'attacco! E open. No. Sì. Sì, perfetto. Sì. Non sai che fare, eh? Aia. Madonna, Wario con gli occhi infuocati. È inquietante. No. Allora, Wario me ne arriverà poi. Forse è meglio farglielo fare, però evitando... No! No! Dovevo evitare! No! Aia. Madonna. Rivinci, da tanto questo lo facciamo subito. Però certi scontri comunque sia, eh. Pronti? Via! Ok. La mia difesa. Oi. Mi sa che devo prendere uno di difesa qui. No. Oi. Quella! Perché non ci ho pensato prima? Andata. Ottimo. Per adesso torniamo a Mario. Sì, sì, sì. Ah, Rabbit Kong! Eccoci qua! Però... No, Mario... Ah, prima di tutto, vabbè. Per l'albero, però l'albero lo aumentiamo dopo. Con calma. Quindi... Non adesso, togli quella cacchio di... Quella cacchio di... icona, ti prego, vabbè, gestisci spiriti. No, formazione. Mettiamo Mario per adesso. Mario. Un Mario però da matrimonio. Vediamo Rabbit Kong. Nell'arena di 3D Land, tra l'altro. Quindi i pugni e le gomitate del nemico saranno più potenti. Oh, quindi qua c'è bisogno di... Un attimo, formazione. Difesa, esatto. Perfetto, immunità. No, vabbè, questo non c'entra adesso. Questo sì, però. Direi che, tra l'altro, siamo anche più forti noi. Speriamo di... Ok, andiamo. Oddio. Giustamente Donkey Kong come di colore grigio con le orecchie da coniglio, giustamente.
Andato. Questo era facile. E adesso affrontiamo Pac-Man. Dobbiamo cambiare però qui la formazione perché... vediamo quindi. Presa perciò... Attacco! Attacco... No, lei. Attacco... no, attacco ma... vabbè. Ah, sì, invece sì, perché tanto Mario ha comunque l'attacco magico del fuoco, quindi si può fare. Assistenza alle armi, sì, va bene. Partiamo, proviamoci. Ma Pac-Man posseduto, come apparirà a questo punto? Perché lui... Madonna santa, Pac-Man posseduto! Ah! Tutto rosso! Tutto l'occhio rosso così! Ah! Incubi! Chi cacchio vuole dormire stanotte? Tanto! Vabbè, grazie per aver atteso. Andato. Pac-Man si unisce alla lotta. Perfetto. Oh, liberate su. E Kiaran? Sente qualcosa? Aio. Oh, oddio no. No, che cacchio fai? Che cacchio fai? No. Ah, questo che cacchio sarà mai? Vabbè. Ah, boss mi sa. Vabbè. Potremmo anche tornare indietro. Se ci fai fare. Sì. No, perché a questo punto io vorrei provare a fare quello stracacchio di... Ah, vabbè che... Ah, anche di qua, ok. Ah, perché no? Allora, intanto liberiamo qui. 10 sfere abilità. A questo punto possiamo anche andare da una certa parte, perché abbiamo 39, cacchio. Quindi, frenata migliorata, no? Però difesa più con danni bassi, sì. Sì, va benissimo. Poi... Ma sì, dai. Ok. No, Pac-Man non lo provo perché non è un personaggio che utilizzi così, che utilizzassi così tanto in Smash 4. Mario l'ho utilizzato un po'. Vabbè, i miei main principali erano Ganon, no, Ganon, Captain Falcon, Bayonetta. Quelli principali. Però mi destreggiavo anche ad esempio con Mario proprio. Con Bowser qualche volta andavo anche bene. Bowser devo... No, Bowser l'ho già sbloccato in realtà. Con la modalità classica. Quindi formazione. Allora, vabbè, torniamo. Allora, no, anzi, in realtà. Vediamo. Ah, ostacoli sul percorso. Avrei bisogno dell'aiuto di spiriti adatti ad eliminare gli ostacoli che ti trovi sulla strada. Qui posso. La magia. Ah, quindi ancora no. Vabbè. Brittany. Mi voglio vendicare, proviamoci almeno. Allora, quindi... Anzi, vediamo un pochino, facciamo... Qual è... Ah, ecco. Proviamo a fare la scelta automatica, va? Sì, effettivamente c'è lì. Vediamo che altro possiamo mettere qui, però... quindi... che cacchio. No, senza problemi, anche su terreni appiccicosi. No, vabbè, non c'entra qui. Ah, no, e lei serve... Voglio vedere tra l'altro a questo punto cosa succede, visto che anche Alf, grazie a Brittany, ha l'attrazione di strumenti, quindi voglio vedere che succede. Proviamoci ancora, va? Non mi è andata giù prima. Pronti? Via!
Madonna, quanto diventa forte mangiando. No! No! Meno male! No! L'importante è che non mangi, altrimenti è un problema! Ah. No! No, 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 diventa ancora più forte! Ok. No! Magari se riesco a sfruttare come si deve, no! Sprecata! Bene. Almeno una volta io... Oh, aio. Ci riprovo. Anche perché devo migliorare l'approccio. Appena arriva il cibo, lo devo prendere tutto io, perché altrimenti qua è un problema. Pronti? Via! No! Almeno un po' l'ho preso. Così ti imparo. Madonna. No. No, aio! Ehi! No, au! No! Non le mi... allontanarsi, allontanarsi prima... Ok, oi! Va bene così? No! Oi! Sì, dai! Buono, 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 buono! Hai anche Alfa adesso, vabbè. Oh! No, madonna! Ci riprovo. Dai, che ci sono quasi. Mamma mia, ma veramente... Beh, si vedono i 7000 punti di differenza qua. No. No, che cacchio, per poco non riuscivo. No. Aio. Cosa? Ma cosa? A 50... Ma a 57, Melmina! A 57, Mario! Non è un Kirby, è un Jigglypuff, è un Mario! Ma non è possibile! Ok. No? Allontanarsi? No! Sì.
Ok. No. Ok, buono. Dai. Sì. No. Aio. No, no. Cao! Vuoi continuare? Ultimo tentativo e poi andiamo dall'altra parte, perché così non si può andare avanti, però, madonna santa. Sono sempre troppo debole. Cioè, ma non tanto di mosse, quanto proprio di potenza. Via! Comunque è forte lui, oltre al fatto che para. No, vabbè, questo è... mi sto concentrando. Oh, si muove anche troppo per certi versi. Ma 50, 54 quando? Oh! Ma ultimo e poi basta. Che poi tra l'altro Chun-Li si sta anche potenziando così con le sconfitte, però. Madonna santa, questo però. Madonna. È una furia comunque. Via. No. Sì, buono. Dai. Dai. No. Non l'avevo notato. Non l'avevo notato. No, no. Usciamo, usciamo. Facciamo altro. Madonna santa, maledetto Alf. Cioè, giusto per ricordare la differenza, io sarei 2600, Alf è 9600, ecco perché è così difficile, mamma mia. Speravo di farcela, però, vabbè. Microde... Ah, Sacro di Fire Emblem. Face, penso, no? Ed utilizzato da Isabelle. Quindi, c'è Isabelle aiutata da Corrin. Eh sì, ah, è giustamente perché Corrin va ad aiutare Sakura, giustamente. Il nemico recupererà danni gradualmente. Oh, vabbè. No, anche lei 9100. No, però. No. Ah, uno scontro più umano. Spiriti, vediamo. Allora. Quindi abbiamo che quello attacco, perciò difesa. E andiamo. Proviamo un po' con Mova. Aumentiamo leggermente mo, quindi facciamo con... Sì, dai. Sì, lo so che sta a curare Isabelle War, lo so. L'ho detto prima. Andiamo. Mr. Game & Watch. Mini. Ah, sì, perché giustamente deve simulare i microde. Quindi sono mini... I microde che tra l'altro mi sa che erano nell'emissario. Non vorrei dire una cacchiata. Ok, uno.
Oh, Metal Gear. Ok. Vieni qua. No. No. Ok. Oh. Ok. 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 Perfetto. Anche tu? Anche tu? E anche tu, via! No. Vai via. No, ancora no. Ma giustamente con le barriere. Ciao, anche a te. Diceva che aumenta molto la capacità di salto. Libera, libera, va. Ah, Strangelove da... Ah, da Metal Gear, giustamente. Bayonetta! Sono svantaggiato qui. Quindi, facciamo... automatico. Facciamolo in automatico, va, vediamo. Giusto. Ah, buono, sì. Per la Koopa dovevo ancora iniziare a potenziarlo. Buono, buono, buono. Ok. Quindi, un attimo per il personaggio, invece. Facciamo una cosa diversa. Proviamo Pac-Man, che non utilizzo praticamente mai. Proviamo, va. Pac-Man! Proviamoci. Pronti? Via! Ok. Il tema è epico però, vabbè, è andata così a cacchio. Quindi raggio rabbioso. Io ti trovo in difficoltà. Ah, vabbè, inizi con il raggio rabbioso. Sì, 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 va bene. Ok, buono. Midgar purtroppo non lo so. E questo è un problema, perché non avendo giocato praticamente mai a Metal Gear Solid, non posso cogliere tutta la citazione, se c'è. Che poi in realtà saremmo anche... Oh, Roll! Roll da Legends, però, mi sa, eh? Sì! Sì! I ricordi amari per i possessori di 3DS che, sì, che gli tornano in mente. Sì! 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 Allora, a parte questo, ed è di nuovo Isabel ad essere ad essere posseduto, giustamente. Allora, intanto... No, continuiamo con Pac-Man, perché magari... faccio qualcosa di meglio, no? Quindi, formazione, perciò presa. E facciamo Grill, che ha come... No, non ha... Vabbè, Grill è veramente scarsissimo. Oh, cacchio. Ma sì, magari, se c'è... Potrei anche riuscirci, eh? Forse ci potrei anche riuscirci, se... Però non so con Pac-Man. Se lo dobbiamo fare così, allora facciamolo come si deve con Mario. Così potenzio un po' anche Grill. Perché con Mario mi trovo ovviamente molto meglio rispetto che con Pac-Man, con cui non gioco praticamente mai. Proviamoci. Perché anche qui la differenza è tanta, eh. Io. Pronti? Via! Aiutato di... Ah, da Diddy! Ah! Ok. No, oi. Madonna. Perfetto. No, oh, ah, oh.
è un po' un macello. No. No. Ai 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 ai. No. È difficile, eh? Vuoi continuare? Come lo dice però proprio male? Vabbè, no. Ah. No, 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 no. Everyone is Fuffy, no. Vabbè, che ora chiamo Isabel quando in realtà effettivamente il nome italiano è Fuffy. Sono abituato a quell'inglese. Riproviamo. Ok. Ok. No. No. Wow. Quante cose mi hanno beccato in 2 secondi? Madonna. Eh no, vabbè. Che tra l'altro si sta anche potenziando Grill. Siamo già a livello 6 allora, vediamo un po'. Comunque sia, la storia della speranza diventa difficile andando avanti, perché hai bisogno comunque sia di spiriti ben allenati. Vabbè, poi 9100-9600 è un po' strunz. Ok. Faccio subito io. Pure io subisco, quindi. Wow. No. No, che adesso sta per tornare. Ok, è un andato. No. Sì, invece. Oh. Ah. Tra l'altro nel cambio di. Oh, Andata! No! Come no? Come no? Ma no! Cioè, io pensavo di aver eliminato Fuffy, no! Vabbè però, Pronti? Via! Ok. No. E là, vabbè. No? No, 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 non a me! No, non a me! Ok. No! Ok, è andato uno. Ok. No. Vai via! E così ti impari. No. Questo... No, vorrei capire come cacchio è che mi prende. No, dove cacchio è che mi prende Fuffy quando le faccio il colpo finale? Dove cacchio è che mi prende? Ah. Pronti? Via. No. Ok. Okay.
Ok, perfetto. Olè, Puffy è già andata. E stavolta... vabbè. Stavolta sì, vabbè, anche perché Grill è salito, e come, nonostante tutto. Aumenta un po' la potenza dei proiettili, come quelli di archi, pistole... Ah, questo potrebbe servire per... Madonna, quanto sale però con la vittoria. Beh, comunque sì, la differenza era... All'inizio era tanta. È rimasta comunque tanta anche dopo, eh. Quindi, Grill mi ha aiutato qui. Posso tornare con Pac-Man, sperando che l'incontro prossimo sia buono. Di qualità che mi permette di utilizzare Pac-Man senza problemi, via. Endira ad Advance Wars. Advance Wars, ok, vediamo. E che diamine! Vabbè, in realtà qui, comunque sia, posso utilizzare qualcosa di diverso come spirito, no? Allora, se non sbaglio, è... Attacco. Quindi, mettiamoci... Vediamo... No, così è troppo poco proprio. No, 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 è troppo poco proprio. Mi sa che devo potenziare un po' lo spi... No. Allora, non lui. Vabbè, per forza di cose. Sì, sì, con lei va molto meglio, invece. Posso utilizzare... Allora, a questo punto... Utilizzo anche... Ah, ecco, qui... Inizia l'incontro con un raggio rabbioso. Sì, sì, ok. Sì, perfetto. Fa molto meglio. Vero. Poi mi sa che inizia a potenziare un pochino gli spiriti anche fuori dai combattimenti, perché ne ho alcuni che già sono iniziando ad arrancare. Ah, oh, con piccoli Snake. Giustamente. Quando la voce di Snake, piccina picciò. È un po' difficilotto comunque con Pac-Man e con Queen. Ai, no, non subire troppo. Perché tutte bombe. Oh. No. Buono. No, 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 sono andato, sono andato, sono andato. Come non sono andato? Adesso sì. Vuoi continuare? Sì, 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 riproviamo. Però cacchio, con Pac-Man mi devo. Devo capire bene le mosse di Pac-Man. Che non utilizzo praticamente mai. Ok. No, beh. Andati. No, la Smash Ball falsa no, eh. No. Vabbè. Sì. Sì. Meno male. Ah, il dottore non c'è più, tra l'altro, eh. No. No, e vabbè, però. Troppi esplosivi. Sì. Sì. Andato. No, no, non è ancora. Andato. Olè. Mi devo leggere comunque tutte le condizioni. Non posso andare sempre alla... Comunque sia, solamente vedendo... Madonna, quanti level up. Andando a vedere soltanto comunque... Ah, le caratteristiche delle battaglie. Della battaglia, no. Solamente il tipo di battaglia. Vedere anche tutte le caratteristiche. Quindi... Oh, aspetta. Ci deve essere un modo, eh.
Quindi magari facendo un giro. No. Allora, aspetta. Ah, level up, level up, level up. 10, possiamo aumentare qui. Danni allo scudo più. Non ancora. Potenziamo degli spiriti, ma soprattutto quelli che stanno indietro. Quindi potenziamo ad esempio lui. Quanti ne ho? Perciò... Sì. Mizzica. Cacchio. Ok. Va bene anche così, madonna. Quindi potenziamo anche lui. E lui un minimo, così. Vediamo. Ok. Così, anche così, perfetto. Eevee invece... No, Eevee non è tutto questo grande valore da quello che ho visto. Quindi va bene così. Ah, buono. La situazione è migliorata. La situazione è migliorata. Vabbè, è anche Rhyne a questo punto. It's Rhyne time. Anche così. Benissimo. Situazione adesso. Ah, PTP Rhyne. PTP Rhyne non l'ho ancora utilizzato proprio. Assolutamente. Wow. Vabbè, per lui. Facciamo l'M. Uppa. Evochiamo. Aspetta, perché dovremmo avere che cosa? No, aspetta, per evocare non ricordo. In cambio delle basi degli spiriti che hai congedato. Ah, ecco, sì. Potrei evocare un nuovo spirito che ti presenterà il suo potere. No, non ho congedato ancora nessuno, quindi... Qui, tra l'altro, c'è da dire che fa molto persona. Fa tanto persona che ti dà anche l'icona qui di quello che potrei, dello spirito che potresti attrarre. Quindi ciao Tails, ciao Ribbon Girl... Ciao Ashley. Vabbè, per adesso non congedo nessuno. Poi vedrò chi cacchio congedare. Se, vabbè. Quindi, allora, gestisci spiriti. Facciamo così, facciamo un'altra battaglia normale. Poi, altri 3 tentativi contro l'alfa delle leggende. E poi basta per questa serata. Però, permettetemi... Fatemi fare le cose come si deve, quindi Mario. 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 Sì, Mario, Mario, Mario. Quindi ad esempio Ricky. Facilotto, no, vabbè. Madonna, come proviamo da questa parte, non mi ricordo, c'era... Ah, Sakura era... Ah, sì, giusto, giusto, giusto. Lo scontro assurdo, va bene. No, aspetta. Facciamo Ricky. Sì, facciamo Ricky, dai, che abbiamo anche lì un tubo per poter... Allora, un attimo. Facciamo formazione anche. Quindi abbiamo detto che difesa batte, sì, ok, perfetto. Quindi facciamo anche con lui, anche se è più basso qui. Quindi vediamo, aumenta un po' la potenza dei proiettili, come quelli di archi. No, vabbè, non serve. Questo sì, invece, proviamo questo. Quindi, vediamo le caratteristiche questa volta, va? Il nemico sarà più salti, ok. La capacità di salto del nemico aumenterà. Ah, è Little Mac, tra l'altro. Eh sì, giustamente, perché Little Mac solitamente non è che sia questo granché in aria, anzi. Va bene, quindi zomperà più volte durante la battaglia. Vediamo come stanno lui gli occhi rossi, anche perché molti stanno... Madonna. Perfetto. Ok.
Ole! Perfetto. Scagnozzi indeboliti, che cacchio sarebbe però? E mappa che si libera. Ah, ecco come ci si libera, quindi come è... Ecco come si accede, è da lì. Quindi non dovrebbe andare ad esempio da questa parte, no? Ecco mappa intera. Eh sì. Per curiosità però, questo no? No, ancora no, eh. Va bene, d'accordo. Scontro questo in realtà, vabbè. Vediamo, facciamo una cosa, va? Automatico. Giustamente. Bacchetta di lip ci sta, ma ci sta anche secondo me per attrarre gli oggetti, va? La differenza non è come dovrebbe essere, quindi vediamo anche comunque queste caratteristiche. Quindi il nemico usa la più mossa speciale standard. Ok, alcuni strumenti appariranno in gran numero, accade dopo un po'. E quindi ci serve proprio avere lo strumento che attrae. Quindi il nemico verrà facilmente distratto dagli strumenti. Oh, questo è buonissimo, importante. Vabbè, strumenti di un'altra, bacchetta di lip, ce l'abbiamo, quindi proprio già in mano. Partiamo con un vantaggio. Dopo questo poi riprovo a fare per l'ennesima volta lo stracacchio. È andato. Facile questo. Sì, sì, sì. Termino a breve però. Perché ho fatto questo. Poi adesso... Ah, ok, d'accordo. Sì, sì, sì. Nessun problema, vuol tranquillo. E adesso torniamo indietro. Perché voglio riprovare per l'ultima volta, per le ultime volte anzi, a fare quello cacchio di scontro infernale contro Alf. Adesso soprattutto che ho potenziato un po' gli spiriti. Vediamo un po'. Ok, no, di qua, di qua, di qua. Ok, allora, con Mario prima di tutto. Poi formazione, dimmi quella migliore, va? Che cacchio. Ah, con Pipino? Seriamente, perché Pipino che caratteristica? Ah, vabbè. Non con tipo Chun-Li, con la quale potrei avere anche ad esempio... allora... sì, 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 va benissimo questo. Difesa no, però... Ma ti rende vulnerabile ai lanci. Proviamoci, va, proviamo con questa combinazione molto particolare. Via! Questo è buonissimo perché è infatti. Madonna come salta adesso Mario. Ok. Buono. Buonissimo. Dai, 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 dai. No. No! Ma cosa? Vabbè, cambiamo formazione anche, no? Perché troppo i salti... No, 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 troppo, troppo, troppo. Antigravità un po' troppo. Quindi facciamo... Cosa facciamo? Sì, va bene, proviamoci.
Però mi sa che questa volta mantengo Leap, il fiore di Leap di più. Ok. Oh, così ti impari, eh. Ho preso tutto. No. Ok. No. Ok, perfetto. Oh! Cacchio. No, riproviamo, riproviamo altre due, tre volte e poi basta. Perché non è possibile, madonna, Alf. Pronti? Via! Madonna, quindi... Ok. No, vabbè, qua ho perso la direzione io. Non la conto. Mamma mia. Qua mi sa che servono degli spiriti a livello tipo... No, perché vorrei provare a farlo nonostante la differenza, perché vuol dire farlo con tanta ricompensa. Quanto ha fatto? 40 di danno, scusate. Peccato. Vuoi continuare? Cambio formazione, rimetto quella di prima, quindi con... No! Vabbè. Proviamo un'altra volta così. No, vabbè, guarda che mi sa che sbaglio io a provare a farlo con praticamente una differenza immane di valore. Sono le sfide assurde, che non... Che non voglio dire nulla, però ci provo. Ok, perfetto. No. Dai. Dai. Sì! Così ti impari. Ma così ti impari. Ma così ti impari! Ah, e datemi la ricompensa delle leggende, su! Dai, sì, sì, sì! Mistica quanti snack! Snack L anche! Quindi aumentare i livelli in modo molto importante. Oh! Adesso sì! Si chiude in bellezza. Tra l'altro era anche inutile come sconto, perché effettivamente avevo liberato anche dall'altra parte. Però era il principio! Il principio. No. Oh. E così può dirsi conclusa. Opzioni mi dirà anche tra l'altro, salvare, mi ero dimenticato di salvare. Salviamo. Salvataggio completato, perfetto. E così si conclude la prima sessione di Super Smash Bros. Ultimate e più nello specifico la Stella della Speranza. Tanti scontri contro un singolo nemico, è vero, l'Alf, maledetto Alf, però comunque sia già primi approcci con tutta la con la mappa e si preannuncia comunque un'avventura abbastanza vasta. Vedremo quando inizierà ad esserci la ripetitività di cui si è lamentato l'esempio Game Explain. Perché comunque sia effettivamente su 40 ore un sistema di questo tipo... Temo che porti effettivamente a scontri che si ripetono, non tanto proprio gli stessi nemici, ma quantomeno modalità molto simili di scontro, poi
avere tutti gli spiriti a disposizione diventa, il numero diventa molto elevato. Per fortuna che c'è la selezione automatica, a seconda del caso. Però sarà comunque interessante vedere come si evolverà in ogni caso. Cioè, io so già un po' quello che accade, ma non come, e soprattutto non tutti i dettagli, quindi scoprirò comunque molte cose con voi. Eh sì, perché purtroppo, ahimè, quando c'è stato il leak di Smash Brothers, io qualche cosa sono andato a vedere, proprio non ce l'ho fatta resistere. Anche se sono spoiler, quando c'è Smash Brothers di mezzo, qualcosina devo vedere se iniziano a trapelare dettagli, non ce la faccio, non resisto. Ripeto, poi nei prossimi giorni, o meglio, inizierò a vedere il prima possibile se è possibile fare le sessioni online anche in live stream, perché in quel caso ci si diverte, sperando di andare bene online anche. Ci si diverte. E poi, altro annuncio importante, domani, o non penso la mattina ma più sì il pomeriggio, dai faccio il pomeriggio, inizio anche a Katamari Damacy Roll. Lo scarico questa sera, perché tanto, tra l'altro una piccola cosa, al contrario degli Stati Uniti e del Giappone viene praticamente 30 euro il gioco, 30 dollari o 3200 yen il gioco, da noi viene 19,99, uno dei vantaggi del non avere la versione fisica effettivamente, l'unico vantaggio anzi forse. E quindi, questa sera lo scarico e domani iniziamo anche Katamari Damacy Reroll. Penso, ripeto, nel pomeriggio, sì, è molto nel pomeriggio, per farlo domani mattina voglio anche ripostare un po'. Pomeriggio ci facciamo una bella sessione, anche più lunga del solito, di quelle normali. È una serie che, ripeto, dovrebbe durare anche abbastanza poco. La voglio fare perché Katamari Damacy mi attrae molto come titolo, da quello che ho visto, da quello che ho sentito, e vorrei condividere con voi questa mia curiosità. Per Smash Brothers, invece, l'appuntamento prossimo, almeno con World of Light, poi bisogna vedere, sì, venerdì prossimo. Quindi, ripeto lo schema delle prossime settimane. O meglio, lo stabilisco adesso in maniera definitiva, dai. Lunedì, Hollow Knight. Martedì, Root Double. Mercoledì, The World Ends With You Final Remix. Giovedì, Katamari. Venerdì, Super Smash Bros. Ultimate, La Stella della Speranza. Poi, nel weekend, è anche possibile che ci potranno essere delle sessioni extra di Smash Bros. Principalmente penso per l'online, sperando che vada bene anche in livestream, perché quella è la cosa che più mi preme. Questo almeno fino a quando non ci sarà Katamari come titolo da serie. Poi, non appena sarà finita la serie di Katamari, che non dovrebbe neanche essere, il che non dovrebbe accadere troppo in là nel tempo rispetto ad altre serie, potremmo variare l'orario in altri modi. Comunicherò comunque sia sempre sui canali social. Quindi, se la serie di questa sera, se l'inizio della serie di Smash Brothers vi è piaciuta questa sera, iscrivetevi sul canale di Twitch. Se invece volete rivedere tutte le altre serie e anche vedere gli episodi di questa in futuro, nel caso doveste perderli, c'è il canale YouTube, il cui link potete trovarlo nella pagina di Twitch. Se invece, per essere sempre informati su livestream, Nintendo Direct, conferenze, reazioni a queste per l'appunto e quant'altro, i canali social, Marco Plays su Facebook, Marco doppio underscore Plays su Twitter e Marco Plays News su Telegram. I nomi di questi canali sono anche su impressione sull'overlay di Twitch. Per il resto, grazie a tutti quelli che hanno visto, grazie a chi ha partecipato e ci vediamo domani.